come va? Tutto bene? Tanto c'erano tutti i cani, mi trovo veramente di salute. Volevo dire che, no, io sinceramente non mi sono rivista e non so come sono stata. Sinceramente non me ne sono accorta. Ho cercato di essere il meglio che potevo, però. Perché comunque è una cosa nuova che non è che mi si confaccia più di tanto, nel senso, però boh, normale credo, normale come sarei stata a un mio concerto, come sarei stata ad una festa tra amici, normale credo. Un po' fuori di testa come sempre, devo fare. Emma? Buongiorno a tutti. Ma che dire, ero impacciata tantissimo, ero di legno tantissimo, ero emozionata quasi da non riuscire a dire buonasera al pubblico, da morire. Però ribadisco, credo di essere stata coerente con tutto quello che ho detto nei giorni precedenti. Quello è un palco che mette paura, che mette ansia, che regala emozioni che ancora oggi non riesco a esprimere. Però voglio essere anche onesta e ribadisco il concetto che ho detto ieri sera, che mi sono sentita una principessa. Credo di non essere mai stata. Scusate, sono veramente emozionata perché sono pazza di gioia, perché veramente credo di non essere mai stata fuori luogo, credo di essere stata equilibrata. Perché questo è il Sanremo di Carlo, perché Carlo se lo merita perché l'ho aspettato da 30 anni. Nei miei confronti è arrivato anche prima, forse, rispetto a quello che merito, no? Quindi ho cercato sempre di fare il mio, di farlo con la giusta misura, anche nel rispetto della gara dei cantanti. Ho cercato di usare lo stesso tono anche nelle presentazioni dei cantanti, affinché risultasse sempre tutto pulito e onesto, un po' come sono io, no? Perché credo di averlo dimostrato sempre. Però quando questa mattina ho chiamato mio padre mi ha detto: ho visto la donna più bella del mondo, per me ho vinto lì.